Benvenute e benvenuti a Voci di Lotta, donne e attivismo negli anni 70 in Italia. In questo podcast esploreremo il contesto degli anni 70 in Italia, soffermandoci sulle lotte delle donne e sull'attivismo femminile che hanno caratterizzato quell'epoca. A partire dal 68 e il fermento per il cambiamento politico, sociale e culturale che lo ha caratterizzato, ci addentreremo nel periodo della strategia della tensione, un momento cruciale per comprendere la storia dell'Italia, per poi concentrarci su diverse prospettive di lotta femminile. Attraverso interviste, testimonianze e analisi storiche, cercheremo di dare voce alle protagoniste di questo periodo straordinario e di comprendere l'impatto duraturo che il loro impegno ha avuto sulla società italiana e oltre. È necessario precisare che questo podcast si concentrerà principalmente sull'area industriale del Nord Italia, in particolare nelle aree di Torino e Milano. Ciononostante, proveremo a fornire un quadro panoramico generale, evidenziando gli elementi di continuità e scambio interregionale e internazionale che hanno rappresentato una delle principali novità nel panorama italiano post-68. Unisciti a noi mentre gettiamo uno sguardo approfondito su un capitolo cruciale della storia italiana, esplorando le storie, i trionfi e le sfide di sei donne che si sono spese in prima persona per le generazioni a venire. Questo è Voci di Lotta. Donne e attivismo negli anni 70 in Italia. Capitolo 4. Una stanza tutta per sé. Quando il resta parlamentare avevano fatto le commissioni femminili, era molto a specchio delle commissioni femminili del Partito Comunista e del Partito Socialista, che poi convergevano in parte nell'UDI, UDI, Unione Donne Italiane, sì. E bisogna dire che la legge, sia la legge sui nidi che la legge del diritto di famiglia, lo dobbiamo a loro, eh. Quindi io arrivo in queste organizzazioni, diciamo in questo caso specifico in lotta continua, ma contemporaneamente comincio a cercare dei gruppi di donne, con difficoltà. Però poi succede che, uno, le organizzazioni mettono su, perché non ero l'unica certamente ad avere questa cosa, mettono su delle commissioni femminili e poi si creano dei gruppi al di fuori. Gruppo che abbiamo creato io e alcune altre, si chiamava Io sono curiosa, ha fatto un giornalino, poi invece non so come facessi, ma commissioni femminili, studenti medi, Io sono curiosa, lavorare, si faceva tutto, si viveva anche con molto poco, ma è così, questo è il modo. Io sono curiosa, era un po' di donne, soprattutto eravamo donne della mia generazione, soprattutto, non solo, ce n'era qualcuna un po' più vecchia e poi dopo successivamente qualcuna un po' più giovane finalmente, ma no, eravamo un po' miste, ce n'erano addirittura due o tre che erano del PC, poi c'eravamo noi, poi ce n'erano alcune che erano così e poi sono iniziati i consultori. Una delle caratteristiche distintive di questo periodo è la nascita dei gruppi in cui emerge il protagonismo femminile. Si tratta di gruppi di donne in cui si pratica l'autocoscienza e sono ispirati da movimenti simili che avevano preso piede in tutto il mondo. Questi gruppi mettono in primo piano la persona e la sua esperienza personale, permettendo alle donne di esplorare liberamente temi come le relazioni interpersonali, la sessualità, l'oppressione sul lavoro e molti altri. Si tratta di un ambiente in cui le donne possono finalmente rompere il silenzio e condividere le proprie esperienze, una forma di liberazione che molte non hanno mai sperimentato prima, come raccontano Barbara Di Tommaso e Pat Carra. C'è stato appunto chiamiamolo il femminismo in blocco, ma ovviamente ha avuto le sue ragioni, le sue storie, le sue protagoniste molto diversificate nei diversi contesti. Nel mio caso eravamo compagne di scuola, di classe e di forse anche di alcune battaglie, alcune addirittura gruppettare, chiamiamole così, cioè appartenenti a gruppi ma che non stavano così comode in quei gruppi. E quindi noi abbiamo cominciato a guardarci negli occhi, a dirci di questo malessere
e provare a praticare delle forme diverse, che sono state quelle dell'autocoscienza più o meno spinta, delle confidenze misto personal politiche, del confronto con donne più grandi, del confronto tra di noi, del parlare del corpo, ma non solo, del corpo e del mondo o del corpo nel mondo. E quindi questo ha effettivamente ribilanciato le cose, e per quanto mi riguarda è stata una ulteriore palestra di responsabilità, di consapevolezza, di socialità importante, perché ci si scambiavano cose importanti, più profonde, molto più profonde, ma non perché si parlava del corpo, più profonde perché era diverso proprio l'atteggiamento. Cioè, non c'era solo il riferirsi alla situazione internazionale e ai nostri compiti, come si diceva allora, ma c'era un po' il famoso partire da sé e da come noi provavamo, riuscivamo o non riuscivamo a praticare i valori per i quali ci dicevamo impegnate, con mille contraddizioni, mille ambivalenze, anche lì mille competizioni per certi versi, però con un senso dell'osare, osare fare delle cose diverse in un contesto che non era amichevole. Erano gruppi che avevano già come pratica proprio chiara il partire da sé, erano i gruppi di autocoscienza. In quegli anni sono nati, diciamo, in tutto il mondo. In America avevano cominciato un po' prima, ma insomma lì è stata una cosa fortissima. Era già uscito il manifesto di rivolta femminile di Carla Lonzi, c'erano già esperienze. Lo ricordo come un miracolo per me, cioè era un poter parlare di tutto, compreso e di noi, di cose semplicissime, delle relazioni con questi compagni, che erano relazioni politiche piuttosto che sessualità e amore e sfruttamenti. E di lavoro, ma insomma di tutto, che è poi quello che è stato il femminismo. Però una novità incredibile, perché non era quello che esattamente io potevo fare in famiglia con le sorelle, era una totale, non so, un senso di liberazione di qualche cosa che non sapevo neanche di poter raccontare. Ecco, nei gruppi di cui io ho fatto parte non è mai, mai esistito il voto per prendere una decisione. Anzi, l'abbiamo sempre veramente criticato e non era quello, ecco, non era la democrazia di quel tipo. Quindi non si potrebbe definire democratico. Erano gruppi in cui si metteva in gioco la relazione al punto che ci potevano magari poi essere anche delle, si potevano anche prendere strade sbagliate, però era molto un riconoscimento dell'autorità delle parole dell'una o dell'altra, ecco. E poi la centralità della relazione fra donne, insomma, lì sono un po' già la conoscevo perché era per me un'esperienza. Però lì è stata come, mi sa, tema, la relazione fra donne centrale nella interpretazione del mondo, nell'esperienza politica e nella possibilità del cambiamento. Niente altro che la relazione tra donne. Noi ci consideravamo più figlie all'inizio e quindi più vicine ai maschi che non alle donne più vecchie di noi, che percepivamo come madri, diciamo come figure madri. E quindi la tua affinità non veniva riconosciuta con quella delle altre donne. Ci è voluto il comportamento dei maschi per farti capire questa cosa, ma questo è così. Il separatismo femminista, come veniva chiamato allora, causa tensioni con la sinistra e i compagni uomini, portando anche a episodi di scontro e divisione, come mette a fuoco Pat Carra. Il separatismo, perché allora si chiamava così, la scelta separatista proprio politica di allora non è mai stata perdonata dalla sinistra, dai compagni. E a un certo punto Sofri, che era diciamo, il leader
Adriano soffre di lotta continua. Anni dopo disse che lo scioglimento di Lotta Continua era cominciato ed era stato proprio, diciamo, causato dalla critica del femminismo interna proprio delle compagne, anche perché loro avevano avuto una tragica esperienza di una manifestazione femminista solo di donne, poi era allora in cui il servizio d'ordine di Lotta Continua aveva fatto un'incursione, insomma, questa è storia. E lì c'era un'incursione proprio fisica, ecco, un'invasione. Su questo episodio del 1975, Vicky Franzinetti ricorda il suo punto di vista dall'interno del movimento Lotta Continua. 6 dicembre, a un certo punto c'è stata una manifestazione a Roma per l'aborto, enorme. Il servizio d'ordine Lotta Continua di Roma è entrato nella manifestazione guidati da Erri De Luca. Prevedendo questa cosa, io ero una di quelle che aveva organizzato il servizio d'ordine delle donne. E allora abbiamo detto facciamo come una ghirlanda, facciamo così un gruppo di donne tutte intorno al corteo, in modo che debbano passare per noi se vogliono sfondare il corteo. Quello, per esempio, è una scelta e non ce l'hanno poi fatta. Cioè, nel senso che dovevano esercitare un grado tale di violenza per entrare nel corteo che. E loro lo facevano dicendo: se noi siamo in testa al corteo, il corteo sarà più forte. E noi dicevamo: se no, se non ci sono maschi, il corteo sarà più forte. Questo è un caso. Era la prima grossa manifestazione di sole donne. In parallelo si assiste all'apertura di luoghi di incontro e discussione. Questi spazi facilitano la condivisione di idee, la produzione di documenti e la formazione di gruppi di teoria politica, che sperimentano nuove modalità di comunicare. Poi nel 75 a Milano si è aperta la Libreria delle Donne in via Dogana 2, che a sua volta faceva riferimento alle donne di Parigi, alla Libreria delle Donne de Femmes, all'MLF, a Psiche Po. Io credo di aver fatto l'università più alla Libreria delle Donne che alla statale. Ecco. E diciamo che il passaggio è stato dall'autocoscienza a una politica più anche lì del fare, perché aprire luoghi, aprire spazi, aprire una biblioteca, aprire una libreria, fare gruppi che poi producevano documenti. La libreria ha prodotto tantissima documentazione, dal foglio che si chiamava Sottosopra alla rivista Via Dogana. Facevamo gruppi, quello forse in cui io per la prima volta, e nel mio cuore anche perché ho pubblicato i primi fumetti proprio su una pubblicazione, era Le Madri di Tutte Noi ed era il frutto di 2 anni di discussione che avveniva il giovedì nel sottoscala della Libreria delle Donne in Via Dogana. Tutte fumavano. Io no, mi prendevo la bronchite e basta. Era una lettura insieme di romanzi e quindi lì abbiamo messo a fuoco le nostre preferite, da Jane Austen ai Tom Barnett. E però parlando dei romanzi parlavamo di noi e forse lì sono state le prime vere, diciamo, donne di riferimento per me. Perché poi ognuna di noi parlava di sé, parlando dell'altra, parlando della scrittrice o parlandone con altri, si parlava di noi. Sono dei piccoli particolari, però quando dai tazzebao, dai manifesti, dagli interventoni in assemblea, io mi sono sentita autorizzata, mi ricordo, mi è venuto questa volta di scrivere delle poesie. Ho cominciato a scrivere delle cose in rima, che adesso i rapper mi prenderebbero in giro, ma ho provato a mettere in rima e in modo un po' buffo dei punti di vista politici. Ne ho trovato uno per caso recentemente ed era un modo per dire comunichiamo in modo diverso tra di noi, comunichiamo in modo diverso i nostri contenuti al mondo, perché gli slogan urlati non bastano più, non servono più, ce li raccontiamo tra di noi, non sono
un'apertura di dialogo, no? Allora proviamo a dirle in un modo che sia più accattivante, più comprensibile, più giocoso. Per dire un esempio, ecco, no? Con le donne l'abbiamo fatto, abbiamo cercato modi diversi di comunicare la politica, il nostro punto di vista, ai vicini e ai lontani soprattutto, per non parlarci solo addosso. Abbiamo dovuto separarci senza scinderci, mi viene da dire, ecco, per poi ricongiungerci qualora si poteva, quando si è potuto, su quello che abbiamo scelto di fare assieme, però rimarcando effettivamente una differenza che c'era, che abbiamo cercato, immaginato, voluto e anche dovuto praticare, insomma, anche dovuto difendere un po', perché senza quella saremmo sparite e saremmo secondo me ancora più indietro come società ancora oggi, nonostante ci sia moltissimo da fare naturalmente. Presa di coscienza, condivisione, riflessione, discussione, apertura di spazi di confronto, commissioni femminili, queste donne hanno lavorato instancabilmente per creare uno spazio in cui le voci femminili potessero essere ascoltate e riconosciute. Nel capitolo finale vediamo insieme quale impatto hanno avuto le rivendicazioni delle donne nella società di oggi. Questo podcast è prodotto nell'ambito del progetto Prospettive Femminili sulle transizioni democratiche degli anni 70, 80 e 90. Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione Europea o dell'European Education and Culture Executive Agency, né l'Unione Europea né l'autorità concedente. Possono essere ritenuti responsabili per essi. Grazie.